Guardate questa copertina. Se riuscite a individuare tutte 11 le serie TV citate nel disegno, ma anche se non ci riuscite, questo è il libro che fa per voi. Un dizionario emozionale delle grandi narrazioni del piccolo schermo, selezionate da Matteo Marino e Claudio Gotti. Sentivamo la necessità non di un'opera meramente elencativa o compilativa e quindi per forza di cose esaustiva, piena di informazioni, ma di un approfondimento che analizzasse i meccanismi sia narrativi delle serie TV sia della percezione presso il pubblico. Ben 4049 episodi visionati per arrivare a compilare schede accurate che diano conto dell'idea di fondo, l'originalità, gli incroci tematici, i personaggi di ogni serie citata, più una voce molto particolare. Il salto dello squalo, che è una figura che prendiamo da Happy Days, dove Fonzie scommette con gli amici di riuscire a saltare uno squalo e poi lo vediamo poco dopo con lo sci nautico, con gli sci ai piedi, che effettivamente salta lo squalo con la giacca di pelle d'ordinanza. Ecco, questa scena è entrata un po' nella storia per indicare il momento in cui una serie TV comincia a cadere di qualità. E molte serie anche di culto hanno il cosiddetto salto dello squalo, anche se poi sono andate avanti, hanno in parte recuperato. Ma cos'è che rende cult, un vero e proprio fenomeno, una serie TV? Per essere cult, anzitutto deve essere un fenomeno di costume e di massa, quindi ci sono serie che tutti conoscono, anche se magari hanno visto solo poche puntate. Cioè, faccio un esempio, la colonna sonora di Twin Peaks è conosciuta da tutti, bastano le prime due note per capire che ci troviamo in quell'universo, in quel mondo. Sono serie cult quelle che per la prima volta hanno affrontato certi temi e li hanno affrontati in maniera anche approfondita, cioè scavando a livello psicologico, sociologico. Faccio un esempio: in 24 accadono cose che ricordano l'11 settembre, ma 24 era stata girata e trasmessa prima dell'11 settembre. Una serie TV di successo riesce a porre le domande giuste e riesce a dare anche delle risposte e riesce a portare lo spettatore anche al di là di quello che lui si aspettava. È molto epocale, rappresentativa anche Friends, per esempio, che ha segnato un'epoca, ha segnato un decennio. È la risposta degli anni 90 a Happy Days. Noi nel libro affrontiamo anche serie TV italiane e tra queste c'è Romanzo Criminale, per esempio, che ha un'importanza molto forte perché ci aiuta a ricordare, a reinterpretare, a rivivere quello che è il nostro passato recente, ma lo ha fatto inserendo anche motivi di nostalgia per quegli anni. Viene spontaneo chiedersi se dopo averne viste tante, l'autore abbia una sua serie preferita. Mi ha molto emozionato Dexter, che anche se parla di un killer, di serial killer, però mette in moto tutta una serie di dilemmi morali, del rapporto tra il bene e il male. Parla molto di un segreto che ognuno di noi, che Dexter ha, ma che fa riferimento anche ai segreti che ognuno di noi ha. Così si sente un uomo che cammina in piena luce. Il lato oscuro rivelato, le ombre accettate.